È un passaggio scontato dal nostro punto di vista, perché i provvedimenti legislativi di questo governo fin dall'inizio, si sa e lo sa anche il governo, sono illegittimi, ma il governo punta per la sua propaganda da un lato a fare provvedimenti illegittimi perché li usa per criminalizzare quelli che salvano le persone in mare oppure chi fa accoglienza o chiunque faccia bene il suo mestiere in questo paese nel campo dell'immigrazione, dall'altro li usano per attaccare la magistratura. Adesso continueranno a dire che la magistratura è contro il governo e che devono farsi eleggere, ma devono farsene una ragione. Nel nostro paese ci sono le convenzioni internazionali e la Costituzione che devono essere rispettate anche dal Parlamento e quindi anche dal governo.